Buonasera, siamo quasi alla fine dell'India. Ci ho provato prima, ma il computer mi si era bloccato, la provo con il cellulare. E siamo alla fine del libro, pagina 240, 241, 243, 244. Allora, qui avete la bandiera indiana, appunto tre colori, con la ruota di Ashoka. Primo imperatore buddista, il primo imperatore, cioè l'unificatore dell'India, ma essendo buddista, aveva appunto la ruota del Buddha, anche se ormai gran parte della popolazione indiana non è più buddista, quindi è in gran parte induista, ma comunque è un simbolo dell'impero Ashoka. Dice il libro che è un paese ricco di contrasti, soprattutto tra le zone urbane, le zone agricole, c'è un misto di sistema liberista, libero mercato e partecipazione dello Stato, poi come l'Italia negli anni 50, cioè alcune aziende sono controllate dallo Stato, ma c'è anche ovviamente il libero mercato. La crescita è avvenuta in maniera irregolare, soprattutto la differenza tra campagna e città si avverte in maniera notevole. L'agricoltura, gran parte della popolazione è buona parte, insomma, una larga fetta della popolazione è impegnata in attività agricole. Qui vedete contadini dell'India, questo deve essere il sud dell'India, ma molto spesso queste coltivazioni si utilizzano mezzi contemporanei e contemporanei. L'agricoltura è uno scarso rendimento, ci sono grandi latifondi, grandi proprietari sono gestiti da multinazionali straniere. Ovviamente si esporta soprattutto cotone, riso, iuta, canna da zucchero, tè, caffè, che sono quindi monoculture in parte dedicata all'esportazione. Il tè che noi beviamo, ovviamente gli inglesi sono grandi bevitori di tè, ma ovviamente il tè si coltiva soprattutto in questa zona qui. È ovvio che molto spesso non ci sono mezzi meccanici. Qui vi dice ovviamente che il primo posto nel mondo per l'allevamento di bovini, che ovviamente sono considerati animali sacri e quindi non vengono mangiati. Quindi, ma anche perché nelle popolazioni agricole il bue è uno strumento principale per la lavorazione della terra, quindi se tu uccidi il bue chi lo trascina? L'aratro? E questo potrebbe essere un problema per il contadino. Oggi ovviamente ci sono i trattori, ma in molte zone dell'India il bue, la mucca soprattutto, per la produzione di latticini, e quindi per l'assostentamento la mucca è la ricchezza di una famiglia. Oh, ovviamente essendo una penisola è anche importante per la pesca. Oh, qui dice che il 25% della popolazione indiana si trova sotto la soglia di povertà, ovviamente rispetto alla media europea, soprattutto nelle campagne. Questo si evidenzia ancora di più. Circa la metà della popolazione indiana raggiunge la media già bassa di 2390 calorie al giorno. Molto diffusi, quindi sono malnutrizione e denutrizione. Il 34% della popolazione analfabeta. E quindi vabbè, la differenza soprattutto tra città e campagne, la popolazione che vive nelle città e nelle campagne, è al 135esimo posto su 187 nell'ISU, cioè gli standard di vita, insomma, gli standard che stabiliscono se si vive meglio o peggio in un determinato paese. Naturalmente, però, l'India in questi ultimi anni ha avuto un grande sviluppo industriale e tecnologico, soprattutto per le industrie siderurgiche, chimiche e meccaniche, veicoli, macchine, eccetera, ma soprattutto anche per l'industria aerospaziale, dove è in forte competizione con il Pakistan, per motivi anche religiosi, ideologici, appunto i pakistani sono indiani, regione musulmana, gli indiani sono in gran parte gli indiani, cioè musulmani, gli indiani, la Repubblica Indiana sono in gran parte regione indù. Quindi ci sono anche, insomma, una rivalità anche militare per la corsa agli armamenti, quindi anche la corsa allo spazio, che tiene impegnate queste due grandi superpotenze del sud-est asiatico. Oh, l'avanguardia anche nell'industria high-tech, spaziale, elettronica, biotecnologia e informatica. Alcuni dei più importanti informatici sono indiani, quelli infatti l'India ha una tradizione secolare e millenaria, perché quelli che vengono comunemente detti numeri arabi in realtà sono numeri indiani, sono stati creati in India, poi passati agli arabi, poi passati agli europei. Noi li chiamiamo numeri arabi, come la bussola arriva a noi dagli arabi, ma era stata creata dai cinesi. Gli arabi sono un po' la ponte di tramite,
Quindi hanno una tradizione matematica più che millenaria, quindi con la matematica se la cavano abbastanza bene. C'è anche il turismo, centri religiosi, ovviamente rete ferroviaria, è tra le prime al mondo per estensione. La rete ferroviaria fu in parte costruita durante la dominazione inglese o britannica. Dicevo, qui avete un'immagine di Bombay con illustrazioni dei manifesti, ma comunque c'è nel libro 241, scusate. Il cinema, l'importante industria cinematografica, non è un'industria di esportazione, cioè i film che si creano a Bombay, detta Bollywood, non hanno un grande successo nel resto del mondo, ma avendo un pubblico teorico di un miliardo circa di persone, capite che il circuito interno è abbastanza sviluppato. Ovviamente, dice il libro, sono film di tema sentimentali, familiari, uso e mudanza, luoghi esotici come le Alpi. Non ho mai visto film di Bollywood ambientati sulle Alpi svizzere, può darsi, io non li ho visti tutti, quindi ho visto qualcuno, ma io quelli che ho visto erano più che altro ambientati in India, magari esotici nel passato, come la bellissima serie sulla Ashoka, una sorta di sceneggiatone molto romantico, quindi nel passato glorioso dell'India. Poi qualche film l'ha fatto sulle Alpi, boh, non lo so. Il vostro libro lo dice, segno che li avrà visti io. Questi là, dice, sono molto sviluppati, armi atomiche, beh, industria cinematografica, call center, perché ovviamente gli indiani hanno una buona padronanza dell'inglese, essendo l'India è stata colonia inglese. Qui avete l'India delle religioni, tutte le religioni indiane in due pagine, abbiamo già parlato anche prima, scusatemi, questo è Gautama Buddha, Shakyamuni. L'India si divide, si è divisa e si divide ancora queste sono ancora le prime statue di Buddha. Verso il IV, III, II secolo l'arte indiana è influenzata dall'arte greca e appunto nasce l'idea di rappresentare Buddha. Ovviamente le religioni più importanti oggi, queste religione e filosofia 73, 73, 73, ovviamente l'induismo, queste sono miniature perché l'India, la parte occidentale dell'India fu conquistata dai musulmani, il regno di Mogul, o Mogul, credo, e quindi abbiamo varie religioni che sono il buddismo, il giainismo, l'induismo, il Brahma, Shiva, vabbè, no, il Brahma, Shiva sono dei dèi, i Sikh, i Parsi, eccetera. La religione indiana indù è essenzialmente politeista, qui vedete i famosi templi indiani indù, sistemi filosofici. Allora, teniamo, questa è la pratica dello yoga, in cui tramite esercizi fisici, molto spesso in Occidente si pratica lo yoga per rilassarsi, ma in India è una pratica religiosa, per la concentrazione non è fine a se stessa, non è per fare una sorta di alternativa alla palestra, ma per raggiungere uno stato di illuminazione, se è possibile, ovviamente. Oh, qui dice appunto Gautama Buddha, il sikhismo, la religione più recente, nata nel 1400 circa, dalla fusione di precetti islamici e induisti. I sikh sono in parte una religione monoteista, ma con molti caratteri induisti. Per gli indiani la religione ha avuto un ruolo molto importante, che vedete appunto il fiume Gange, madre Ganga. Scalinate di pietra, ovviamente, dove ci sono le abluzioni per il perdono dei peccati, e ovviamente qui descrive la cerimonia della cremazione del Gange, perché esattamente come gli antichi greci, gli indiani e gli indù praticano la cremazione dei morti. Ora, ovviamente non so se la praticano ancora nel Gange con pire di legno in cui venivano bruciati i morti e le ceneri disperse nel Gange, questo non so se probabilmente lo fanno con cerimonie un po' più moderne, ma vabbè. Il jainismo è un'altra religione legata creata da Mahavira, o Jina, il vincitore, simile all'induismo,
prevedeva una totale astensione assoluta da qualsiasi carne di animale, addirittura il Jainismo prevedeva che si portassero delle mascherine, come ora, ma non perché nella giungla si correva il rischio di ingoiare insetti e questo era già considerato una sorta di peccato, il totale rispetto di qualsiasi creatura vivente. E quindi ha precetti ancora più rigorosi del buddismo e dell'induismo. L'induismo ovviamente è la religione tradizionale con innumerevoli dei, Brahma, terzo membro della Shiva e Vishnu della triade divina. Ora che entriamo nella triade divina, questa è Ganesha Ganapti, signore dei Gana, colui che rimuove gli ostacoli, testa di elefante, dio della sapienza e della scrittura. Ovviamente gli dèi sono innumerevoli e si crede un sistema di reincarnazione. Insomma, questi sono in cui la retribuzione per i propri peccati e per le proprie cioè la retribuzione per le proprie colpe e benemerenze si attua nella vita successiva, quindi la morte non è vista come la fine, ma è semplicemente un punto di passaggio fra altre vite che si possono sviluppare sia nel mondo animale e umano, ma anche nel mondo umano, abbiamo già detto altre volte che può capitare a seconda delle caste, eccetera. Poi qui c'è Dharamsala, il piccolo Tibet. Perché cosa è successo con l'invasione della Cina del Tibet? Il Dalai Lama e molti monaci tibetani si sono rifugiati. Il Dalai Lama si trova nella catena dell'Himalaya, cittadina dell'Amasa, dove si è rifugiato il governo tibetano in esilio. Ora, il Tibet noi non l'abbiamo fatto, ma il Tibet fino all'invasione cinese era una sorta di stato teocratico dove il Dalai Lama era anche il sovrano assoluto di questo paese. Il Dalai Lama e il Tibet sono buddisti, di una variante buddista lamaista, insomma, in cui se avete visto il piccolo Buddha, no? Vabbè, celebro, lo potete trovare. In cui il futuro Dalai Lama viene individuato come reincarnazione di altri Dalai Lama passati da certi segni. I monaci, quando morivano, Dalai Lama andava per i villaggi del Tibet cercando il successore. Quindi il buddismo tibetano in realtà è un buddismo nato dal buddismo, dalla cultura sciamanica tibetana. Ma non vorrei entrare in questi discorsi, che ovviamente è il tempio Kalashakra, fondato nel 1992 dagli esuli tibetani. Ovviamente fanno dei corsi, cioè, un po' lontanino da Firenze, siamo un po' corsi di medicina, ma noi abbiamo avuto Terzani, il grande Terzani, che è andato in questi posti, ha scritto decine e decine di libri. Ecco, se volete un po', Venturini in 10 minuti, cosa vi può dire l'India in 10 minuti? Se io potessi dire l'India in 10 minuti sarei un supereroe. Ma ovviamente io in 10 minuti posso solo accennare alcune cose, anche perché se entrassi nel buddismo e l'induismo ci resta un'ora e mezzo. Ma i libri di Terzani sono molto interessanti, perché ha viaggiato, è un giornalista fiorentino, tra l'altro, come voi. Io sono di Siena, ma sono molto importante. Siamo sempre nella stessa zona, e quindi ha scritto molti libri sulla spiritualità indiana. A chi interessa, poi cioè, non mi importa niente, è pace, insomma, non è che io vi chiedo. È semplicemente ora siamo in questa fase del fascia del territorio poi abbiamo l'ultima cosa, si chiude con Amritsar, il tempio d'oro dei Sikh, che la cui immigrazione ha avuto un forte sviluppo anche in Italia, nel Punjab, il cuore del Sikhismo. Si trova infatti il tempio d'oro, luogo di culto e di pellegrinaggio di tutti i fedeli di questa religione, che devono visitare almeno una volta nella vita, esattamente come, avete capito, il modello della Mecca. È basato sull'insegnamento di 10 guru, che vuol dire saggio, sapienti, che tra il 1004 e il 1006 predicarono questa religione. Vabbè, hanno dei libri sacri, la cerimonia prevede
che il libro sacro sia portato in tutte le mattine dal tempio e poi riportato in processione tutte le sere in una stanza dove viene messo a letto e sarà svegliato il giorno successivo. Vabbè, ovviamente questo è il tempio, guarda, non è che possiamo fare, possiamo concludere. Ovviamente se parlassimo delle... I Sikh sono molto importanti perché sono molto, ma quelli comunque turbati, con quei capelli che di solito non si tagliano i capelli, come noi ora in coronavirus, ma diciamo che la religione per gli indiani ha un ruolo ancora molto importante più che per gli occidentali. Certamente gli occidentali in gran parte sì, sono cristiani, però non ha quel valore fortemente che compenetra la società come in India, dove forse non ovunque, perché ovviamente parte della popolazione indiana, anche con il colonialismo inglese, ha adottato modi di vita e stili occidentali, però probabilmente lì la religione è qualcosa che caratterizza in maniera più sostanziale la vita degli uomini. Mentre ovviamente queste sono le grandi città, i ritmi sono assolutamente come i nostri, ma insomma, in India sono nati ovviamente grandi pensatori, Buddha, Jnana, Mahavira, insomma. Questi sono i mausolei islamici perché appunto nel Medioevo arrivano gli arabi, molti si convertono a questa religione per loro esotica, insomma, diciamo che veniva dall'Occidente, ma molto spesso si convertivano perché nell'Islam non c'era il sistema delle caste. Posto veramente magico, che faccio la guida all'India in 5 minuti, in giro il mondo in 80 giorni, Ajanta, sono delle splendide grotte, è un monastero buddista abbandonato dove gli archeologi hanno riscoperto delle splendide, questo è il Buddha che muore, che morente, adagiato, appunto di morte, con delle splendide pitture. Potremmo definirla Ajanta, la Pompei del buddismo. Vi lascio questa curiosità, ovviamente, di templi e di cose ne potremmo dire. La località del Maharashtra, fra le più celebri e ricche per l'architettura e la scultura, soprattutto per la pittura dell'India antica. Si tratta di un complesso monastico buddista scavato sul fianco di una collina e comprende 28 tra vihara, gruppo di celle monastiche, eccetera. Riferibile per la gran parte al V secolo d.C. sotto la dinastia dei Vakataka. Ovviamente vediamo altre cose, se c'è qualcosa. Templi induisti ovviamente sono innumerevoli. Questo è Tempio Indù e Konarak, il tempio. Oh, questi sono templi induisti, ovviamente è un po' l'India, forse uno dei luoghi più affascinanti del pianeta Terra. E quindi guardate queste foto, io posso farvi vedere queste foto di posti veramente splendidi e fantastici. So, tutti abbiamo letto, almeno noi, la nostra generazione, leggevamo Salgari e Sri Lanka, l'isola si trova a sud. E qui abbiamo ovviamente ovviamente abbiamo anche opere musulmane, islamiche, vedete? Quindi abbiamo una commistione di, vabbè, questo è il Taj Mahal, grande mausoleo del Taj Mahal, sono dei luoghi che so, questo è il Taj Mahal, la foto che tutti hanno visto, c'è cioè anche nel vostro libro, quindi... E quindi vi lascio queste immagini di sogno, tipo guida, tipo agenzia di viaggi, quindi se un giorno, cioè, uno dei posti forse più affascinanti da visitare è l'India, magari quando andate a Bombay non ordinate una bistecca alla fiorentina, perché si potrebbe, non è proprio il piatto bistecca, proprio di, no, in parte no, vabbè, comunque siete nelle grandi, quindi ricordate la mucca e sale.
magari piccoli paesi, la cosa potrebbe indispettire un po' gli indiani dei piccoli centri, perché appunto la mucca è l'animale sacro, ma questo ovviamente, come tutte le, dipende appunto, l'India è quasi un continente, quindi come si vive a Bombay non è come si vive nel... Tra l'altro chiudo che tra loro, ricordando che tra loro parlano lingue tra loro diverse, tra l'Himalaya e il sud dell'India, sono popolazioni che sono di lingue molto diverse da loro, per cui lingua ufficiale è l'hindi o l'hindu, ma il vero collante poi è l'inglese, per cui per questo molti anche informatici sono andati a lavorare tranquillamente negli Stati Uniti non avendo grandi problemi di lingua. E con questo vi chiudo e saluto.